Luna, noi adesso siamo pronti con una nuovissima ospite. Abbiamo appunto presentato poco fa la dottoressa Chiara Di Pietro, giusto? Allora sì, è un piacere averla qui, è la ginecologa veramente più famosa d'Italia, milioni di follower su TikTok, utilizza moltissimo i social, la vediamo spesso, è un volto televisivo e quindi diamo il buon pomeriggio alla dottoressa Chiara Di Pietro. Buon pomeriggio. Salve. Buongiorno, buon pomeriggio a voi, come state? Grazie, tutto bene, lei come sta? Bene, grazie dell'invito, sono contentissima di essere con voi, grazie. Davvero grazie. Io non sto bene, troppe donne mi state già facendo innervosire. Dottoressa mi scusi, ma ho la Paparelli e la Esmeralda Moretti mi fanno impazzire. Conto su di lei. Abbia perché pazienza. Mi tiri sul morale. Dottoressa, allora io qui ho il suo libro, lo voglio mostrare al canale 115, quindi a favore di telecamera, Una ginecologa per amica. Ecco, lo mostro, così chi ci vede dal 115 lo può vedere. Dottoressa, questo è un libro, una sorta veramente di libro manuale, con tutte le domande, tutte le curiosità, tutte le risposte anche, che soprattutto le adolescenti e le preadolescenti possono trovare, relative a tutti i problemi, le problematiche, il ciclo, cioè veramente di tutto. Come è nata l'idea proprio narrativa di questo libro? Allora, vi dico la verità, in realtà non è un libro rivolto solamente alle adolescenti, assolutamente no, è un libro rivolto un po' alle donne di tutte le età, perché tante cose spesso pensiamo di saperle, ma in realtà non lo sappiamo. Precisamente come siamo fatte, davvero come funzioniamo, come è corretto avere un'igiene intima, come scegliere la biancheria intima adatta al nostro corpo. Sono delle cose che magari diamo un po' per scontate, però in realtà spesso ci sono dei segreti che ci sfuggono. Quindi in realtà è un libro che è rivolto sì anche alle giovanissime, ma anche alle donne più grandi, anche a 30, 35, 40 anni può essere utile e divertente da leggere. Ed è nato perché mi sono resa conto che tante ragazze, tante donne avevano un po' paura di chiedere, no? Ti rendi conto che si sentono un po' inibite, vengono lì e magari quando tu fai, gli dai le risposte già, senza che loro abbiano già fatto la domanda, si apre un sorriso enorme sul loro viso e ti dicono: ma lo sa che non avevo il coraggio di chiederlo? Quindi c'è proprio un certo senso di timidezza, di ritrosia anche a fare delle domande più specifiche, domande un po' più anche particolari. Sì. Ma sì, ma a volte sai, uno magari capita, dice: vabbè, io mi sento stupido, posso non sapere come, che ne so, da dove esce la pipì, ad esempio, no? E invece nessuno è stupido, se nessuno ce l'ha insegnato è semplicemente qualcosa che noi non sappiamo. È vero che c'è il dottor Google oggi, ma è vero che il dottor Google non è un medico, no? Il dottor Google sì, ci può dare tante risposte, ma non ha, insomma... Non dico la preparazione, però non ha l'esperienza, non ha una serie di la giusta modalità, no? A me piace l'approccio confidenziale, io mi affeziono alle mie pazienti, per me sono tutte delle figlie, delle amiche, delle, non so, delle mamme, e quindi si creano proprio dei rapporti particolari dove non ci deve essere paura di chiedere. E mi rendo conto che da quando sono andata sui social adesso vengono le mie e chiunque mi dice: dottoressa, ora a lei glielo posso chiedere, come se io fossi diversa. In realtà dovrebbe essere così con tutti, no? Con tutti i ginecologi. Ecco, io segnalo che sono direttore non per caso, perché a proposito del riferimento del far la pipì, eccetera, avendo sfogliato il libro, state tranquille, se avete un assorbente interno potete far pipì senza estrarre l'assorbente Grazie, interno. Grazie direttore per questa dritta, adesso noi siamo tutti più acculturati. Ma guardi, ne aggiungo un'altra, parlavamo prima con la Paparelli di qualche anno fa, quando noi che abbiamo una certa età facevamo il bagno di mezzanotte, il quesito è stato: ma se io ho il ciclo c'è il rischio che lo squalo mi venga ad azzannare? Ecco, era uno dei falsi miti di queste leggende metropolitane, dottoressa, la paura di fare il bagno con il ciclo perché arrivassero dei pesci grandi. Veramente lo squalo non è una battuta. C'era, beh sì, è non è che domande, nel Mediterraneo, no? Proprio se va da Fregene c'ho certo, squali che girano. Però dottoressa, era una di quelle domande, di quei falsi miti che sono sempre circolati. Assolutamente sì, che sono anche abbastanza divertenti, sì. No?
realtà, però quando poi conosci la risposta, ma sapete quante persone, quando io faccio i video su Instagram o su TikTok, abbiamo perso il collegamento, però cerchiamo insomma di recuperarlo magari. Più che altro io potrei dire una cosa a proposito dei falsi miti, probabilmente più che degli squali le mie due care colleghe Paparelli e Esmeralda Moretti dovete avere timore dei pappagalli più che altro. Certo. Ecco qui, abbiamo recuperato anche il collegamento adesso. Con la dottoressa Chiara Di Pietro. Dottoressa, ci sono, sono tornata. Sì, ci siamo, ecco qua, la vediamo. Sono tornata. Dicevamo di quelle domande, no? Di quei falsi miti che circolano da sempre, come questo fatto di fare il bagno con il ciclo mestruale. Esattamente, no, vi stavo insomma raccontando di quando faccio i video dove voglio sfatare questi falsi miti, in realtà sotto mi continuano a scrivere: dottoressa, non è vero, io non posso cucinare i dolci se ho le mestruazioni, non lo posso fare, oppure non mi posso fare la doccia se ho le mestruazioni, e sono convinti, quindi continuano nella loro, diciamo, nelle loro convinzioni errate, no? È difficile far arrivare a volte i messaggi. È un problema, è un problema culturale questo, quindi, che continua? Beh, sì, e da un lato è un grande problema culturale, e dall'altro noi dobbiamo, siamo nel 2022, secondo me dobbiamo normalizzare, no? Ed è giusto insegnare, poi per carità, se uno non vuole accettare non possiamo farci nulla, però soprattutto alle nostre figlie, no? È giusto mandargli dei messaggi corretti, sfatare miti, raccontare che la mestruazione è qualcosa di normale, in fondo ce l'abbiamo tutte, ce l'abbiamo per tanti anni della nostra vita, non sono qualcosa di sporco, di schifoso come spesso viene visto, no? È come dire, vabbè, faccio la pipì e ho le mestruazioni, è la stessa cosa. E quindi io ho deciso di voler portare questi messaggi. Quindi ricordiamo, appunto, il libro è una sorta proprio di manuale che si rivolge un po' a tutte le età, non soltanto alle preadolescenti e le adolescenti. Qual è il suo rapporto con i social, dottoressa? Che cosa le chiedono? Quali sono le domande più frequenti, più ricorrenti, o se c'è stato appunto qualche richiesta particolarissima, qualche aneddoto proprio sui social? Guardate, la cosa che a me da un lato fa un po' più paura è che tantissime ragazze mi chiedono aiuto in casi di emergenza, no? Sul fatto prendere la pillola il giorno dopo, ho avuto un rapporto non protetto, ho fatto un errore, e che insomma ti rendi conto, dici, ma com'è possibile, no? Potete venire a chiedere aiuto su Instagram, non perché io non lo voglia dare, ma è difficile, no? È giusto che in teoria abbiano un altro riferimento, che può essere un genitore, che può essere una sorella più grande, che può essere il loro ginecologo, e quindi in realtà ti fa vedere un po' come davvero è giusto diffondere il più possibile. E nonostante la mia ritrosia nell'iniziare a utilizzare i social, perché poi mi vergogniamo un po', in realtà credo sia il metodo più giusto per arrivare al maggior numero di persone e quindi far sì che loro affrontino poi delle problematiche in modo più tranquillo. Però le richieste d'aiuto sono, diciamo, la parte più grande, per non parlare delle malattie visibili, quindi endometriosi, vulvodinia, vaginismo, che sono delle malattie che spesso ancora, diciamo, alcuni, non tutti i medici conoscono, o che spesso vengono sottovalutate e che creano dei disagi giganteschi nelle ragazze di oggi, no? E quindi quello è un altro mondo gigante dove c'è una grandissima richiesta d'aiuto e dove si sentono ascoltate e quindi si sentono anche di aprirsi. Comunque, se posso, sostanzialmente mi sembra che il mondo non si sia evoluto ancora abbastanza, ovvero un conto era quando potevamo essere ragazzi noi, facciamo, non so, una trentina d'anni fa, e quindi le madri o i genitori potevano avere oggi 65, 75, 80 anni. E magari c'era anche una certa ignoranza da un lato e una difficoltà ad aprirsi, a essere tranquilli e parlare con i figli o con le figlie soprattutto. In questo caso i genitori di oggi potrebbero avere
tra i 30 e i 50 anni e quindi si dovrebbero essere sdoganate questo tipo di vergogne o di ignoranza. Invece mi sembra che non sia ancora totalmente così e questa era un po' la prima cosa che le chiedevo, ma mi pare abbia già risposto. Poi le aggiungevo un punto: se secondo lei si è abbassata l'età media delle domande, dell'informazione, dei primi rapporti, queste cose, perché magari prima poteva essere, non so, 13, 15, 17 anni o più, adesso invece mi sembra che i ragazzi, i ragazzini, magari senza saperne tanto di cuore, di affetto e sentimenti, ma della sessualità o del sesso, che sia quasi un altro da sé, anche come modello comportamentale, andiamo anche agli 8-10 anni. Assolutamente sì, è proprio così. Purtroppo l'età si è abbassata tantissimo. Quando dico purtroppo, spesso appunto anche lì io vengo condannata perché mi dicono ognuno è libero di fare quello che vuole. Assolutamente sì, ma spesso non c'è la... spesso in realtà sono ragazzi che non sono ancora pronti. Non sono pronti non solo fisicamente, perché il fisico magari c'è, ma emotivamente, empaticamente. Io ci tengo tanto a fare anche un'educazione affettiva oltre a un'educazione sessuale, ma spesso non dovrei essere io a farla, no? Quindi, come diceva, sarebbe fondamentale in realtà un grande sostegno delle famiglie. La famiglia, lì certo. Dove però le famiglie ancora si vergognano spesso. È vero. Io mi ritrovo delle mamme che mi portano le ragazze chiedendo per favore, dottoressa, ci parli lei perché io sono a disagio. Che assolutamente non ci sono problemi, ma la comunicazione familiare dovrebbe essere, no, forse proprio alla base, probabilmente anche un'educazione sessuale a scuola e un'educazione affettiva a scuola di un altro genere, forse un po' più empatica, meno biologica, no? Cioè mettere tutto insieme. Quindi l'età sì, si è abbassata molto, vi dico solo che insomma ci sono anche ragazzi incinta intorno agli 11 anni, quindi insomma ci rendiamo conto che è bassina come età. Ed è davvero, dottoressa, nell'era dei social manca invece proprio la comunicazione a casa, con le famiglie, nella scuola, anche forse un'educazione sentimentale. Dottoressa, noi la ringraziamo moltissimo per essere stata con noi oggi a Radio Roma, quindi ricordiamo Una ginecologa per amica, Rizzoli Editore, grazie davvero e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buon proseguimento, un abbraccio a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie ancora. E noi torniamo tra poco.